Una. Sequestro di persona proprio ci hanno fatto. Non abbiamo fatto nessun reato, ci stanno sequestro di persona! Stanno facendo sequestro di persona! Vergognatevi! Non abbiamo commesso nessun reato, ci stanno sequestrando! Le targhe delle auto, è così almeno! Ma no, ma cosa ce ne frega? Cosa ce ne frega? Questi stanno facendo un illecito! Denuncia! Denuncia! Denuncia subito! Ma cosa state facendo? Fate onore! Onore alla divisa! Sequestro di persona, fate vedere che è il sequestro di persona. Vergognatevi. Guardate. Prendete video, fate video. Fate video, sequestro di persona per nessun atto commesso. Tanto a voi che ve frega, paghiamo noi per voi, eh? Ma i soldi sono finiti! Tanto voi ne prendete più manco voi! Le tasse non si pagano! Perché a noi ci hanno levato tutto! Le tasse non si pagano! Non si paga più tasse per mantenervi a voi! Che difendete i ladri! I ladri difendete! Vergognatevi! Riprendete, seguite! Ragazzi, prima o poi sarete costretti a prendere una decisione pure voi! Ve lo diciamo col cuore in mano, guardate, non ci rispondete, non ci guardate, però cominciate a ragionarci perché sarà questa la fine. Ma i primi figli che vaccinerete saranno i vostri, no, i vostri. Ah, voi siete i primi a vaccinarvi, ve dovete vaccinare tutti. Vi fanno l'antinfluenzale. Ma loro stanno col governo, con lo Stato, ladroni, gli fanno quello buono. Gli hanno dato 200 euro al mese in più, guarda, 200 euro al mese. 500. 500 in più. Sai quanto gli costano? Sai quanto gli costano le spese per cura a voi e ai figli? Quanto vi costeranno? Altro che 200 euro le spese per 500 euro al mese in più. È vergognoso. Sequestro di persona. Denunciate sequestro di persona. Ci hanno manco vergogna. Perché non se ne vanno, ci lasciano liberi in pace. Allora andiamo da con la voce. Che faccio da cazzo? Che area di servizio Che area è questa? Brava, bravissima, sette bagni interni. Sì, sette bagni interni. Non lo so, signorina, non ci stanno dicendo niente. Siamo ripresi dalle telecamere. Ci hanno bloccati, non ci vogliono far andare via. Le due volanti sono in blocco e noi non possiamo andare via. Ecco perché voglio denunciare e fare una diffida per un video che mi stanno facendo. La Digos. Siccome sono i suoi colleghi, quindi sempre poliziotti, mi stanno portando. Ah, mi scusi. Va bene, mi scusi. Da lì. Va benissimo, signorina, va bene, grazie. State facendo una cosa illegale. Sì, esatto, sì. State
legalità e illegalità. Siamo una ventina di mani. Perché non stanno facendo una cosa legale? Assolutamente no, guarda, assolutamente no. Noi stavamo per accingerci a fare una manifestazione come la Costituzione a noi permessa e ci hanno bloccati. E siamo qui fermi. Ci sono i permessi. Come sequestro di persone. La ringrazio tantissimo, buona giornata. Cazzo ne frega questi!